Le elezioni in Umbria si chiudono con un trionfo oltre ogni aspettativa per Salvini, il centrodestra e Giorgia Meloni. La regione viene conquistata con il 57% dei voti contro il 37% del centrosinistra, una distanza abissale, enorme, del 20%. Si pensava che la forbice era tra il 5 e il 10%, invece è stato più del doppio, un successo che neanche il centrodestra si aspettava che fosse così ampio. La leadership di Luigi Di Maio viene messa in discussione come già era stata messa in discussione 2 mesi fa con l'alleanza con il PD tra un gruppo di dissidenti, scissionisti, arrabbiati, non concordi, chiamateli come volete. Ma Di Maio adesso sta cercando di capire il perché. Vuole dare la colpa al PD, questa alleanza non si doveva fare nelle regioni, mentre nel governo centrale sì, questa è la cosa che non quadra nel discorso di Di Maio. Al governo centrale va bene allearsi col PD, nelle regionali no, come se gli elettori alle elezioni regionali non si ricordino che al governo centrale c'è un'alleanza, mentre se si presentano da soli alle regionali, gli elettori dicono: "Ah, ma guarda, vedi che sono da soli". No, quello del governo è una cosa di forma, è una sciocchezza pensare una cosa del genere. Quindi Di Maio adesso ne ha pensata un'altra proprio questa mattina. Svegliato si è detto: "Ma quella finanziaria lì ci sono alcune cose che non mi piacciono, come la tassa sulla plastica", perché lui sa perfettamente, come lo sanno tutti, che le bottiglie d'acqua le andremo a pagare di più, il 10% di più. Sapete l'acqua che tutti comprano al supermercato, la confezione da 6, quella pesante da portare a casa che ti taglia le mani? Quella. La pagherete il 10% in più e potete ringraziare il caro governo che ha fatto una manovra altro che espansiva, che guarda al futuro. Ma dove cavolo guarda la manovra? Ci sono 12 miliardi di tasse, 12 miliardi di tasse. E le tasse, secondo voi, chi le paga? La fatina buona? Le paga Mago Merlino? Le paghiamo tutti noi, tutti, perché ce ne sono una miriade. Dici: "Ma io non compro l'acqua". Ma tu magari compri la casa, magari compri un'altra cosa, magari. Quindi, alla fine, questa miriade di tasse colpiscono tutti indistintamente, tutti indistintamente. L'acqua la compra il ricco, quello della classe media, il disoccupato, il povero, quello che ha appena trovato lavoro, quello con reddito di cittadinanza, il milionario. Tutti comprano l'acqua e tac, tutti vi pagate la tassa del 10%. Quindi Di Maio dice: "Beh, a questo punto bisognerebbe rivedere la finanziaria, adesso ne discuteremo". Quindi per la terza volta, tira in ballo la finanziaria. Al posto che tirarla in ballo per 3 volte, lui doveva dire no alle tasse. Qualunque siano, non le votiamo, non diamo la fiducia a Conte, ma la paura di finire a casa è troppo alta, troppo alta. Voi sapete che il Movimento 5 Stelle ha la regola del secondo mandato, cioè dopo 2 volte, dopo 2 governi che fanno, dopo 2 legislature, che la legislatura duri 5 anni, 4 anni, un mese, anche se sono 2 legislature da un mese, 2 mesi, tu hai fatto 2 mandati e sei a casa. Hanno la clausola che alla fine del secondo mandato non possono più essere rieletti, non possono più essere del movimento, quindi cacciati via. Perché l'idea qual è? Tu, quando cominci a capire come le cose funzionano, per evitare che magari cominci a pensare come rubacchiare, come fare di qui, come fare di là, vai via. E arriva un altro esperto che il tempo che riesce a capire come funziona l'ambaradan, via anche lui. Questa era l'idea, no? Visto che l'uomo in sé, nel DNA, è ladro, no? È furbo, è trafficone, maneggione, il tempo. Portiamo in Parlamento i dilettanti allo sbaraglio che entrano e dicono: "Wow, guarda che aula, com'è antico questo palazzo, che bello, c'è anche il parrucchiere, ma ci posso andare a tagliarmi i capelli? C'è il bar, ma al bar gli devo dare il mio numero di parlamentare
me lo fanno pagare un caffè o è tutto gratis? Capite? Alice nel Paese delle Meraviglie, come diceva Lily Gruber, no? Vi trovate come Alice nel Paese delle Meraviglie, poi quando diventate, che capite esattamente, sì, lì il parrucchiere vai lì che devi fare questo, gli lasci, quando capisci come funziona ti mandano via. Quindi adesso, assieme a Di Maio, la maggior parte dei senatori e parlamentari e ministri sono al loro secondo mandato. Se Di Maio manda tutto all'aria, vanno tutti a casa. E in quale partito vanno? Devono chiedere a Zingaretti, excuse me, mi fai entrare nel PD? Io ti ho sempre amato, mi siete sempre piaciuti, come non l'ho mai detto perché però veramente io... Che fa Di Maio? Chiede a Zingaretti... Mi fai il tuo, posso fare il tuo vice? Mi fai ministro? Eh? Mi metti segretario di qualcosa? Ma capite il dramma anche che si consuma nei 5 Stelle? La mia non è una critica, è una fotografia di quello che è. Attenzione che noi tutti che stiamo guardando questo video, nei loro panni, penseremmo prima di tutto... Come campare? Che stipendio? Che faccio? Posso creare un partito? No, poi non entro in Parlamento, ci vuole il 4%. E secondo voi se Di Maio fa un suo partito, no? Lista Di Maio possa arrivare al 4%, la soglia di sbarramento e superarla? Magari sì, ma forse gli italiani, quella parte di italiani che credeva in lui, forse non gli crede più. Non tanto per l'alleanza con il PD. Non tanto per l'alleanza con il PD, questa è la mia opinione, ma più che altro per la manovra finanziaria, la manovra strepitosamente delle tasse, dove lui e Renzi inizialmente no all'aumento dell'IVA dal 10 al 12%, no, perché così si va a casa tutti, si fa come dico io, e poi hanno messo tutti assieme zitti zitti 12 miliardi di tasse, pensando che gli italiani facessero finta di niente, e in Umbria... 7,4 il Movimento 5 Stelle, un crollo assurdo, un crollo che lui non poteva neanche immaginare. Quindi attenzione che quando Di Maio dice la colpa è dell'alleanza regionale con il PD, non quella statale, è una sciocchezza. E soprattutto adesso vuole vedere di nuovo per la terza volta la finanziaria. Dice così recupero qualche voto, no? Tolgo la tassa sulla plastica e mi votano di nuovo il 15-20% degli italiani. Ma Di Maio, tu ma pensi veramente che gli italiani sono così sprovveduti e sciocchini, no? Utilizziamo i termini che si possono dire su YouTube, sciocchini. Gli italiani sono sciocchini che tu togli la tassa sulla plastica e tornano a votarti? È una cosa... più ampia, più ampia, più ampia. Quindi chi esce con le ossa rotte dal confronto elettorale umbro è il Movimento 5 Stelle e il suo capo politico. Il risultato è pesantissimo, con quel 7% che vede i pentastellati finire dietro anche Fratelli d'Italia. In Umbria il Movimento 5 Stelle diventa il terzo partito sorpassato da Giorgia Meloni ad oltre il 10%, impensabile fino a qualche settimana fa. A caldo le analisi portano a ritenere un errore l'alleanza mascherata da accordo civico con il PD, ma approfondendo l'analisi non è difficile rintracciare altri motivi, come vi dicevo, che portano alla clamorosa sconfitta. A partire dalle feroci divisioni interne sempre più evidenti e soprattutto alla manovra, ormai chiamata la manovra delle tasse. C'è anche il PD che non ha proprio nulla da esultare, ha sempre governato la regione ed ora si vede ridotto al 22%, paga lo scandalo che ha portato alle elezioni e che ha visto coinvolta la presidente uscente, ma sicuramente deve riflettere sulla sostenibilità di un'alleanza con il Movimento 5 Stelle che gli elettori, almeno quelli umbri, hanno dimostrato non gradire. Non hanno gradito così poco come quelli dei 5 Stelle, ma in una certa percentuale anche gli elettori del PD non hanno gradito. Io vedo una distinzione. Gli elettori del PD
Qualcuno non gradisce l'alleanza con i 5 Stelle, però dicono: beh, stiamo andando al governo, cerchiamo di fare qualcosa, noi non siamo nati nemici del Movimento 5 Stelle. Mentre dall'altra parte il Movimento 5 Stelle nasce per combattere il PD principalmente, quindi gli elettori 5 Stelle hanno visto questa alleanza come fumo negli occhi, come aver tradito la missione elettorale che gli è stata data, perché attenzione, parlamentari e senatori, capo politico, eccetera, eccetera, sono dei rappresentanti popolari. Io ti do il mio voto, ti mando in Parlamento a fare i miei interessi e tu ti allei con il nostro nemico principale. Quindi sono molto di più gli scontenti tra gli elettori dei 5 Stelle che gli scontenti tra gli elettori del PD. Ed è per questo che il PD ha mantenuto più o meno i voti in Umbria, aveva il 23,5, adesso c'ha il 22 dalle ultime elezioni. Quindi, mentre i 5 Stelle hanno perso la metà, e così si spiega quello che vi dicevo. Grazie per avermi ascoltato, vi rimando al prossimo video, arrivederci.